Appassionati di basket, benvenuti a questa nuova puntata di Basket Time. Parleremo della dinamica, parleremo della sconfitta arrivata in Sicilia in una maniera anche un po' rocambolesca, con un bel inizio, poi la rimonta finale di Barcellona. Ne parliamo con il nostro ospite, benvenuto Giulio Bernabei, il vice allenatore della dinamica. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Allora, insomma, è stata una partita rocambolesca, si può dire così, insomma, la partita fortissima, la dinamica, poi alla fine, insomma, è arrivato fuori Barcellona, insomma, è stata una gara anche emozionante, si può dire, molto emozionante. Sì, infatti abbiamo fatto un ottimo primo tempo perché abbiamo interpretato molto molto bene, siamo andati anche sopra di anche 14 punti. Poi però nel secondo tempo la squadra avversaria sicuramente ha iniziato ad aggredire un pochettino di più in difesa, noi abbiamo patito questo, sono ritornati sotto e poi abbiamo preso un break nell'ultimo quarto e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la partita. Tanto equilibrio in questo campionato fino a questo momento, basta davvero poco per così passare da una parte dall'altra del lago della bilancia, insomma, ho visto la dinamica che quando va bene l'equilibrio passa subito da una parte, appena un po' si ferma ovviamente la categoria, immagino. Sì, infatti no, è sicuramente la categoria e questo ci fa dire appunto che anche se una squadra è bassa in classifica, vincere in trasferta sicuramente è sempre molto molto più difficile, ecco perché bisogna interpretare partita per partita, poi se si gioca contro la prima o se si gioca contro l'ultima è uguale insomma in questa categoria. Giulio Bernabei ha avuto una esperienza l'anno scorso importante a Lucca, poi è successo un po' quel che è successo e giustamente ne parlavamo prima, Mantova l'anno scorso ne ha beneficiato anche parecchio insomma di questa crisi di Lucca, sì, che c'è stata. Infatti ho giocato contro Mantova e niente, avevamo vinto sia l'andata che al ritorno e poi però è successo un piccolo fra virgolette patatrac societario, ossia non è stata pagata l'ultima rata dei NAS e quindi alla fine è stata esclusa dal campionato, ne ha beneficiato sicuramente la Pallacanestro Mantovana come anche altre società contro cui avevamo vinto perché ha ripreso quei 4 punti che mancavano. Allora andiamo a vedere il servizio della match in Sicilia contro Barcellona degli Stings, ci vediamo tra poco. La dinamica stava per compiere un altro miracolo, ma purtroppo l'incantesimo è svanito. Vince Barcellona quindi dopo aver sfruttato nel migliore dei modi una clamorosa flessione dei virgiliani nella fase finale della partita. I ragazzi di coach Morea hanno anche raggiunto 14 punti di vantaggio, ma ciò non è bastato. Nei primi due quarti la dinamica sembrava poter vincere facilmente, ma nel terzo e nell'ultimo quarto la situazione si è rovesciata con la vittoria di Barcellona, brava a crederci fino alla fine. L'imprecisione iniziale dei siciliani sotto canestro stava per far pendere il match verso la dinamica nettamente più precisa. Dopo una bella reazione dei padroni di casa che ha portato Barcellona a meno 3, nel secondo quarto i biancorossi sono ripartiti forte portandosi a più 9, ma la tripla di Sherpred e il canestro di Darossa ha riacceso le speranze per Barcellona. Jefferson è intervenuto e ha consentito ai virgiliani di allungare ancora fino al più 14 andando al riposo con un incoraggiante vantaggio. La ripresa si è aperta con Barcellona scatenata che ha colto il sorpasso con il canestro di Darossa a metà frazione, 49-48. La dinamica è crollata, ha sbagliato anche le cose più semplici non trovando più un canestro. Barcellona si è scatenata, ha insistito e seppur con qualche reazione virgiliana ha portato i suoi alla vittoria finale per 81-77. In classifica i biancorossi si attestano ora a metà graduatoria con la possibilità di ritornare alla vittoria nel prossimo turno al Palabam contro il fanalino di coda Verona. Ancora fermo a 4 punti in classifica. Ritornando alla partita di ieri, insomma, è un po' un esame giusto per te questo? Ma sì, sicuramente, anzi è stato molto molto dettagliato, e abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un secondo tempo sicuramente da rivedere. Ecco, in questa categoria cosa è più importante? Avere forse i giocatori più forti anche singolarmente, perché si vedono tante squadre che hanno dei giocatori singoli estremamente forti che spesso fanno la differenza, magari a differenza di un gruppo di media con dei valori più alti. Cioè, sì, le squadre sono varie, ossia ci sono tante squadre che hanno delle individualità notevoli e quindi si vede sempre di più il giocatore. Invece ci stanno anche molte altre squadre dove lavorano molto molto più
di gruppo e quindi il giocatore si vede meno, però le cose, gli aspetti positivi si vedono notevoli. E questo è il fatto che logicamente noi siamo appunto una squadra che per rendere, per far bene, dobbiamo giocare tutti quanti insieme. Infatti è da notare che non c'è un giocatore che sta sopra le linee, nel senso a livello di punteggio, a livello di palle recuperate, a livello di rimbalzi, eccetera. Forse Jefferson, ecco, così. Sicuramente ci sono poi anche le qualità, certo. Individuali che vanno sotto quell'aspetto, però è il gruppo che sicuramente fa il risultato. Ecco, volevo anche chiederti una cosa riguardo al discorso della dinamica in questo campionato. Voi, per voi fino a questo momento quello che state raccogliendo è di più di quello che avete preventivato magari, oppure fino a questo momento dici no, avevamo pensato di fare un campionato del genere, siamo contenti? Tu sai che noi siamo in teoria una neopromossa, no? Allora, esatto. Per gli obiettivi di neopromosse sono quelli di una salvezza immediata, poi quello che viene in più è sempre tutto di guadagnato, no? Quindi, come si dice scherzosamente, l'appetito viene mangiando. Allora se non so, le cose stanno andando bene, allora fare non so, alzare un pochettino di più l'obiettivo da quello iniziale sicuramente può avvenire. Allora, tornando al match di domenica, andiamo a vedere qual è l'MVP della giornata. L'MVP della settimana è offerto da Checkpoint Sport Store, abbigliamento sportivo tecnico, in Piazza Virgiliana a Mantova. L'MVP della settimana è stato offerto da Checkpoint Sport Store, abbigliamento sportivo tecnico, in Piazza Virgiliana, a Mantova. Ecco, l'MVP della giornata era Rullo, abbiamo fatto un piccolo errore, giusto per te? Ma sì, ora ripeto, a me non piace tantissimo, certo, parlare a livello individuale, però sicuramente lui ha delle ottime qualità offensive che quando le mette in atto sicuramente è molto molto difficile da marcare. Allora, andiamo a vedere in grafica adesso quello che è successo nella giornata di l'ultima di campionato. Ecco qua, la vittoria di Agrigento contro Torino, tanti risultati a sorpresa in questa giornata, quella poi la vittoria netta invece di Brescia contro Forlì. È andata, ecco questo qua il risultato, Jesi che è andato a battere Verona, poi Trapani-Napoli 85-82, Trieste Casalpustanengo 80-75, Casale Biella 78-60 e Veroli Fiorentino 78-90. Guardando questo risultato, ovviamente Jesi è quello che sorprende. Sì, sicuramente andare a vincere in casa della prima in classifica sicuramente è quello che è la sorpresa, però come vedi le vittorie in trasferta sicuramente piano piano valgono il doppio, ossia più andiamo avanti con il campionato e più sarà molto difficile vincere in trasferta. Ora in questa giornata ce ne sono state alcune, quindi questo sarà molto molto importante per il proseguo. Fino a questo punto del campionato qual è stata la squadra che ti ha impressionato di più? Ma sicuramente Verona sta facendo molto molto bene. Torino ha avuto delle problematiche iniziali a livello appunto anche di infortuni, però se metti caso ci sono tutti quanti, secondo me Torino, Brescia e Verona sono quelle che mi hanno dato più, mi mettono fra virgolette più paura. Andiamo a vedere la classifica adesso della Due Gold, eccola qua, adesso fra un attimo arriva la classifica del campionato, adesso aspettiamo un secondo se la vediamo, no, allora sì, la vedo in sovraimpressione, eccola qua, quindi Verona rimane al comando, poi Brescia subito dietro, Casale, Fiorentina e Torino 14, Mantova, gli Stings a 12 con Trieste a Agrigento, poi Biella, Trapani e Barcellona, 8 Napoli, Jesi, Casalpusterlengo, poi Forlì e Veroli.
È una classifica per te giusta oppure ci sono tante sorprese? Come per tu vedi, nell'arco di 4 punti ci sono ben 9 squadre. Questo significa che una vittoria ti può far stare nell'alta fascia della classifica, una sconfitta ti può fare nella bassa classifica. Quindi secondo me è ancora presto per dire le cose migliori, per dire chi sta facendo bene, chi sta facendo male. Dobbiamo vivere alla giornata per cercare di vincere il più possibile. Ma te l'aspettavi una classifica così? Oppure c'è qualche squadra che ti sorprende che sia in una posizione o in un'altra? Ma sicuramente Forlì, per le sue problematiche, cioè all'inizio del campionato le problematiche non ci dovevano essere, poi sono successe altre, quindi Forlì sicuramente penso che sia un po' la delusione, perché a livello di giocatori, a livello di squadra è un'ottima squadra, tutto qua. Posso dire solamente questo, perché le altre stanno facendo, ripeto, nell'arco di pochi punti ce ne sono tante, stanno facendo bene tutte quante, insomma. Andiamo a vedere il prossimo turno di campionato della Due Gold, eccolo qua. Allora, Iesi contro Napoli, poi Brescia Agrigento, Torino Barcellona, Fiorentino Casale, Forlì Trieste, Casal Pustellengo Verona e Biella Trapani e Mantova Verri. Ovviamente qua si dice Stings favoriti, visto che è l'ultima in classifica, però occhio, né? Sì, esatto, come ho detto prima, bisogna vivere un po' la giornata, quindi non vedere la classifica, perché se noi adesso vedessimo la classifica ti direi, fra virgolette, che le prossime nostre 4 partite giochiamo appunto con 4 squadre che stanno nel nostro punteggio e sotto, quindi in teoria dovrebbe essere facile, ma non è facile, quindi bisogna vivere alla giornata. Ora abbiamo l'ultima classifica in casa e dobbiamo vincere. I consigli del vice allenatore della Dinamica, un consiglio, cosa... Se un appassionato cosa si può andare a vedere? Torniamo ancora al turno. Ma sicuramente no, invito tutti quanti a venire, perché sicuramente... Beh, a parte Mantova, diceva, non so, vai là che vedrai una bella partita. Io penso Brescia Agrigento, cosa dici? Ah beh, sì, sicuramente, ma anche Torino a Barcellona. Anche Torino a Barcellona, sì. Anche Fiorentino Casale. Sì, infatti ce ne stanno, ma ogni giornata ce ne sono di belle. Però è anche il motto degli Steams: venite tutti al Palabama, esatto. È quello che state non state hai detto facendo. La più bella, che sarà Mantova Veroli. esatto. Allora torniamo in studio per andare in pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Bentornati a Basket Time. Allora, volevo parlare con il vice allenatore degli Stings e dello Stargame, ovviamente. Allora, ieri sono venuti fuori i nomi in la votazione da parte di tutti. Allora, andiamo a leggere così. Allora, l'Aquitania, per quanto riguarda invece la squadra degli italiani, l'Aquitania Biella, poi Muraschini, poi Lombardi, Mancinelli e Amoroso. Giusto? Sbagliato? No, giustissimo, infatti siamo molto molto contenti che anche uno della nostra squadra sia appunto nel quintetto dello Stargame, sicuramente. È un grande spettacolo. Comunque. Sì, è un grande spettacolo. Io l'anno scorso sono venuto a vederlo da spettatore e sicuramente mi ha impressionato tantissimo da un punto di vista sia fuori dal campo, ossia lo spettacolo del pubblico, tutti quanti i ragazzi che venivano a vedere appunto e appassionarsi a questo sport, e sia dentro il campo che sicuramente c'erano fior fior di giocatori. Anche quest'anno sicuramente sarà così, infatti l'ideale sarebbe che tutta quanta la gente, soprattutto di Mantova, che è fortunata ad avere appunto lo Stargame qua in casa, venga a vedere questo spettacolo. No, perché tra l'altro nella condizione della città, visto che insomma ne abbiamo parlato anche a suo tempo, Mantova non ha mai vissuto una squadra di categoria così in alto, ma non solo come categoria, proprio anche come categoria e basta, se proprio non ha mai avuto una squadra praticamente in città di categoria, rendersi conto di cosa vuol dire lo Stargame è quasi difficile, cioè davvero quelli che giocheranno il 6 gennaio sono dei giocatori straordinari. Di giocatori di altissimo livello. Ecco perché la curiosità è tanta, quindi esatto. Io cercherei appunto di andare a vedere la partita. Allora andiamo a leggere anche gli stranieri, allora vediamo un po', The Lock, poi Visquille, poi Legion, Raymond e Jefferson, insomma anche qua
Giù Cappelli. Sì, io praticamente Deloce è il playmaker che praticamente ce l'ho avuto l'anno scorso a Lucca e sicuramente sono ottimi giocatori tutti e cinque. Sicuramente ora vediamo un po' gli italiani cosa faranno contro appunto contro gli stranieri. Strano però, non c'è nessuno di Verona che era primo in classifica. È quello che ti dicevo, no? che sicuramente Verona sta facendo bene, un pochettino più di gruppo e quindi alla fine non c'è, non so, lo straniero predominante che a livello di statistiche sta, fra virgolette, ammazzando tutti. Ed è quello che è successo anche nella partita di campionato, insomma la dinamica stava tenendo botta, poi è venuto fuori tutto il gruppo e ha cominciato... Verona sì, è stata sì, fuori, insomma, io l'ho vista anche personalmente a Verona, è stato un bellissimo spettacolo tra l'altro. Sì, infatti poi ce la siamo giocata fino a punto a punto fino alla fine, poi è logico che quando le partite finiscono di qualche punto c'è sempre qualcosa, non solo la forza della squadra ma anche tanti anche piccoli particolari che possono uscire. Avresti messo così qualcun altro? Questi due... No, va bene, no, va bene così. Sì, no, sicuramente penso che sia la cosa giusta a livello di italiani, tu dici, o ma anche in generale. Boh. No, vabbè, io i nostri italiani tutti quanti. I nostri italiani tutti quanti, anche i nostri stranieri tutti quanti. Poi gli altri vediamo, dai. Ecco, un'altra cosa volevo chiedere, siete ben consapevoli di quello che state vivendo a Mantova? È stata anche forse una sorpresa avere anche tanta partecipazione, insomma, io parlo anche da giornalista sportivo locale e in effetti anche per me è stata una grossa sorpresa, indifferentemente dai risultati, vedere tanta gente al Palamano. Infatti noi siamo veramente veramente contenti proprio per questo, perché l'obiettivo era questo, no? Il fatto che c'è praticamente Mantova va in una categoria, come giustamente hai detto te, che non ha mai visto, e sicuramente c'è un riscontro molto molto positivo da parte del pubblico. Tra l'altro questo... ricordiamo che ci sono anche delle società di grandi città che da una vita che sognano di essere in una categoria come quella sì, di Mantova. Sì. Sicuramente tutti quanti vorrebbero fare quello che in teoria in pochi anni è riuscito a fare Mantova, e quindi sicuramente ben venga questo. No? Può andare ai playoff la dinamica per te? Ripeto, l'appetito viene mangiando, noi cerchiamo di vincere partita per partita, poi quello che viene. Ma lì c'è da divertirsi. Come? Quest'anno centrare i playoff anche psicologicamente, avendo anche la tranquillità di aver raggiunto un obiettivo così. Esatto. È quasi se divertimento. Se l'obiettivo dopo. Quindi è la salvezza, entrare nei playoff vuol dire raggiungere la salvezza immediata. E quindi... Ce la può fare per te? Adesso tu fai finta di essere esterno. È difficile ancora, proprio perché ancora ci sono delle squadre che possono far bene, nonostante siano, non so, adesso stanno, non so, settima, ottava posizione, però nell'arco di due giornate arrivano prime. Secondo me ci sono molte società che possono ambire al primo posto. Da vice allenatore, dove può migliorare Mantova? Sicuramente nel gioco di squadra e sicuramente in difesa. Sicuramente, noi stiamo lavorando per questo e piano piano, logicamente, perché le cose, anzi purtroppo il tempo non è a nostro favore, questo poco ma sicuro, però se i giocatori capiscono che il gruppo è quello che va avanti, e lo stanno cominciando a capire, anzi le cose che stiamo facendo vedere sicuramente sono molto positive, soprattutto di gruppo, potremo anche toglierci qualche soddisfazione. Tanti cambiamenti tra l'altro dallo scorso anno, quindi immagino non sia stato neanche tanto facile, insomma. Esatto, anche questo creare un bel gruppo è da sottolineare, no? Perché rispetto all'anno scorso solamente Giondre e Jefferson sì. È rimasto, quindi in teoria 9 giocatori su 10 nuovi è sempre molto molto più impegnativo e difficile amalgamarli, ma non cioè proprio da un punto di vista sia offensivo che difensivo, e il nostro lavoro è questo, stiamo cercando di far bene, quindi vediamo i risultati più avanti. Non ne parlo con te perché sarebbe da parlare con la società, insomma, però c'è anche un grande movimento di basket giovanile dietro agli Stings, sì. Si è rimesso in moto tutto un entusiasmo che si era un po' perso in questi anni. Sì, ne rendete conto qui... anche voi con la prima squadra? Sì, no, assolutamente, infatti proprio qui Mantova e dintorni sicuramente c'è appunto delle collaborazioni con gli Stings notevoli, e allora anche questo sicuramente è molto positivo. Anche noi allenatori andiamo a vedere qualche partita appunto giovanile
giovanile, del settore giovanile. Vedo che c'è interesse, vedo che le squadre chi più chi meno stanno andando bene, quindi questo ben venga. Allora, ti ringrazio di essere venuto, in bocca al lupo, buon lavoro e quindi non mancate domenica ore 18 al Palabam. È uno spettacolo, garantisco il sottoscritto che lo sapete, per chi mi conosce è un uomo di calcio, però quando mi presto al basket è veramente un divertimento. Intanto ne approfitto anche per salutare Andrea Giangiulio, che esatto, lo saluto anch'io, esatto, che un po' è malaticcio, insomma, okay. Vediamo di i primi freddi insomma, e vi lasciamo ovviamente con le 10 azioni più belle della 10ª giornata. Un saluto. Cerró, si vola, Howard Cerró. Ben intercettato il pallone, può andare in contropiede Kelly, stoppatissima di Ian Miller su tre Kelly. Ti ha fatto bene a tirare, non poteva fare altrimenti, mentre poi c'è questa rovesciata di falle. Palla dentro su pick and roll, spazza Cerró che cancella tutto. Migliore attacca a canestro, bella palla per Maggioli che schiaccia in testa Borra. Ecco, dall'altra parte al verbo cancellare, Brownlee. Poi il consegnato proprio per Thomas. Thomas all'hoop con Bilica, l'inchiodata del centro italo-nigeriano. Antoni recupera il ribalto, cercato per il contropiede. Giacchetti!